Stiamo registrando, accetto. Subito. Bravo, bravo. Abbiamo già, perché questa è Ma una che c'è palla. Righi anche, oh! Quanto Arcangelo! tempo, Ciao Brogio, Ciao ciao! Fefe. Ciao Brogio, che Ciao piacere Fefe. vederti! Massimo, poi dopo chiacchieriamo alla fine anche del tuo saluto. Senti, Leo, se ricordo bene, settimana scorsa hai detto che se viene Fefe ti vestivi, non ricordo bene da cosa. No, ma ha la faccia triste, Leo. No, io adesso devo dire una cosa, ma veramente che mi viene dal cuore. Io adesso interrompo il collegamento e vi saluto perché vi abbasso troppo il livello. Cioè, un talk show dove abbiamo il commissario tecnico, campione d'Europa, campione del mondo e autore del libro più venduto in Italia. Io Sto so, io vivendo quello proprio tipo con cazzo degli di ultimi 6 mesi. rendita. Eccolo qua. Sto E vivendo poi di rendita. abbiamo l'editore di questo programma, Massimo Righi, al quale vorrei esternare la nostra gratitudine per non averci chiusi come avrebbe dovuto fare dopo due o tre puntate. Io l'avevo anche profetizzato. E invece il presidente della Lega ha avuto una gentilezza, un riguardo, un sincero democratico, e non voglio fare paragoni con le vicende di Fabio Fazio, la RAI e tutto il resto. E detto questo, però, ragazzi, vi avevo detto che nel 2024 Perugia vincerà lo scudetto con Lorenzetti annunciandone il licenziamento 6 mesi prima, no? Bravo, bravo, bravo. È com'è finita tra Trento, che ha licenziato il nostro caro Angelo, e la Lube, che ha vinto lo scudetto Trento. Adesso io direi andate avanti voi. Ma lei il Velasco è tutta la Vediamo. vita Angelo Lorenzetti, abbiate Vabbè. pazienza. Allora, Cioè, una ma io piccola voglio dire, impressione. Zorro, Dimmi. ma come lo vuoi fare? Allora, Diamo il facciamo premio alla finale all'annata o un unico? così. Intanto facciamo così. Fefè e Massimo, se hanno voglia, partecipano ai premi, se no commentano, se no Io criticano. sono d'accordo con Leo Turini sempre. Tu sei d'accordo con Leo Turini. Volevo Veramente, dire a Fefè, cioè. però, che Leo ha teorizzato il licenziamento preventivo per gli allenatori, eventualmente anche lo scambio dei giocatori preventivo, perché anche Matej Kazys, che se ne va, a quanto pare porta piuttosto bene. Quindi adesso in avanti questa cosa preventiva verrà messa in atto. Comunque, sulle Velasco, Leo, ovviamente sì, ci mancherebbe altro. Lorenzetti tutta la vita. Devo dire che c'è un'altra connessione anche sulle Velasco, legata al fatto che entrambi, Lorenzetti e Julio Vero, sono davanti a una sfida ciclopica. Perugia per Lorenzetti e Busto Arsizio per Julio Velasco, quindi c'è un'altra connessione, Sì, secondo me, piuttosto interessante. sì. Da vedere chi sta meglio. Io invece l'El Velasco, ovviamente della finale, la do ad Angelo tutta la vita, però mi permettete di dare l'El Velasco dell'annata a Milord Piazza, cioè per tutto quello che ha fatto in quest'anno, Leo. Beh, cosa volete? Piazza è un signore del vocabolario forbito, l'abbiamo sempre detto, un maestro della crusca. Se fosse qui Devo in dire questo che momento, vi direbbe cavveni un cancra tot con quella inflessione dialettale cara a questo Giovannino Guareschi. Però Fefe, ma io mi commuovo vederti qui, ma Leo. tu sei un ologramma, Fefe, ma dove sei? Hai la luce dietro, sembri la Madonna di Mediugorie. Sono a Cavalese, come potete intuire da questi indumenti che indosso, quindi abbiamo già iniziato il nostro percorso per questa stagione azzurra. E devo dire che i giocatori di piazza stanno facendo fatica ad adattarsi perché le esclamazioni durante l'allenamento riferite al nostro Dio sono notevoli e cerco sempre di contenere questo. Io la cosa che dico io, ci credete o non ci credete, Dio può solo darci una mano, quindi cerchiamo di non invocarlo troppe volte, anche se capisco che le abitudini sono un po' difficili da cambiare. Sono d'accordo con tutti quanti voi, ma mi piace questa trasmissione, mi piace. Voi non lo sapete, ma io la seguo. Sono uno di quei quattro che ancora non è. No, te Ecco, no, Verdi, rimasto. tre, no, tre perché purtroppo in occasione della finale un ultracentenario di Civitanova è deceduto quando ha appreso che, come tu peraltro avevi già deliberato con anni di anticipo, il destino aveva voluto che Zaitsev restasse in Borghese. Perché veramente Iban Zaitsev e Fefe De Giorgi una cosa ce l'hanno in comune.
che state benissimo tutti e due in borghese, in tutta. Proprio estranei alle vicende di scampo. Per cui, Fefè, io ti voglio davvero un bene dell'anima. E a chi diamo il The Donald, Zorro? Tu, ah, guarda, Zorro, io resto in area trentina. Zorro. Matej Kaczyński chiaramente sì, aggiungo anche che oltre perché ha rivinto lo scudetto a Trento, ha giocato benissimo, ha fatto tutte le cose qui, ho scoperto ieri che era anche compagno di stanza del giovanissimo Lavrenzano, che ha complicato sicuramente la sua stagione aiutando questo giovane a crescere, quindi per me assolutamente The Donald della stagione e anche della finale Matej Kaczyński. Anch'io dico KK per forza dell'annata. Io però fatemi dire qualcosa anche su Micheletto e La Via, i miei giocatori preferiti. Finale hanno fatto la differenza, quindi io ci infilo. Secondo me, grazie alle cure di Fefè, e adesso sono serio, Micheletto diventerà il più grande giocatore del mondo nel giro di 3 anni. Guardate cosa vi dico. Perché mi dai devo anche dire che aspettative così. No. Beh, se ci fosse qui in piazza direbbe Fefè che è un cool Castelvegno Canchera, che non stiamo a tradurre, ma veramente no. Questo è un giocatore meraviglioso. Sì. Devo dire che ieri anche Daniele ha fatto una partita, rispetto chiaramente a gara 4 dove era stato un pochino meno efficace. Daniele ha iniziato ieri un primo set che è stato quello un pochino più combattuto, complicato, ma ha dato il suo apporto. Sono due giocatori chiaramente che hanno margini evidenti di miglioramento, si direbbe, no? Quindi speriamo. Adesso li facciamo riposare un attimino, perché la stagione è stata bella intensa. Massimo, ovviamente, in base quindi non dice niente, non prende posizione. Aspetta, Massimo può fare quello che vuole, Massimo può partecipare, può alzare la mano se vuole bloccare qualcosa, se vuole annuire lo può fare, però chiaramente il ruolo lo porta ad essere una persona che segue con noi, ma è libero di fare ciò che vuole. Quindi Massimo, se vuoi annuisci, se no fai silenzio, noi prendiamo il tuo come... Guarda la faccia disgustata di Leo. Quando... No, ma nel senso che, voglio dire, io è la prima volta che faccio un programma televisivo e c'ho l'editore con me, che quando sono a Sky non è che arriva l'amministratore delegato di Comcast, hai capito? Cioè, quindi sono anche un po'... Volevo farvi fare l'ultima puntata. Ecco, appunto. Come posso dire, sono quasi intimidito, io avverto un timore reverenziale. Tra l'altro, Massimo, ho sentito delle richieste di Discovery per Turrini, attenzione. Adesso stiamo trattando con Zorro e Brogioni. No, volevo dire però, se me lo concedete, dobbiamo fare un piccolissimo inciso su una cosa accaduta prima della finalissima gara 5, il trionfo di Trento. Già l'avevamo fatto, però io propongo che il nostro premio La Carlona nei secoli dei secoli, ma vorrei dire per sempre nei millenni, vada assegnato a questa edizione stagionale di Perugia, perché io una storia cosmica come questa, mai di una squadra che vince tutte le partite in regular season, che vince anche a biliardino, a flipper, hanno giocato un torneo di subbuteo, Giannelli e compagni hanno sgominato la concorrenza, poi arrivano quando ci sono Coppa Italia, flop, playoff scudetto, finale challenge, apocalisse, ha vinto Monza. Allora, non lo so, io se vorrei fare una proposta ufficiale a Righi. Righi assegna subito a tavolino lo scudetto 23-24 a Perugia, perché è un risarcimento per aver vinto la Carlona del millennio. La parola al nostro editore. Eccoci. Adesso continuando con le battute, sappiamo che Lorenzetti vince lo scudetto e poi va via 3 volte. No, glielo dicono prima però. Licenza e 30. Adesso va a Perugia, credo che a ottobre si annuncerà il suo licenziamento. Lorenzetti nella strada. Vedo, caro editore, che tu segui i nostri contenuti, il nostro prodotto editoriale che oggi chiude definitivamente. È stata una bellissima esperienza. Brogio, tu a chi dai il gododendro di questo? Il gododendro, io lo do a un altro mio giocatore preferito, a Riccardino Sbertoli, perché lui l'ultimo punto ha vinto lo scudetto.
ha sempre giocato anche in nazionale all'ombra di un monumento nazionale come Giannelli. Secondo me sono molto felice per lui. Ha vinto lo scudetto, ha chiuso la partita e adesso si è davvero consacrato. Bella candidatura, bravo Brozio, bella candidatura. Io ne faccio un'altra allora allo statuario Bruno Daré, che da settimane è a fondo campo nelle partite, non dice niente, sa che era su questa proprio tratto sottilissimo e adesso immagino che con un po' di silenzio ma stia godendo come un riccio. Io gli ho dato dell'anno a Bruno. No, sono d'accordo, anche perché credo che Woody da Re avrà goduto moltissimo i complimenti che gli ha mandato Lorenzetti. Sì, molto, molto, molto. Molto. Che c'è fra loro un feeling intensissimo. Ma dov'è Fefe? Fefe! Sì, no, dico, anche da Re è un bel bestemmiatore comunque. No, ma voglio dire, Pepe, che vogliamo far sapere alle persone un pochino. Ma tu, però, Pepe, come ce la spieghi questa roba che il tuo collega Lorenzetti, per vincere il campionato, deve sapere prima che non sarà confermato, no? A Modena era successo, adesso a Trento. E quindi la domanda ulteriore è questa, ti propongo una soluzione. Accetteresti di essere licenziato 3 mesi prima dell'Olimpiade di Parigi avendo la certezza di vincere l'oro? Come no? Se si vince, perché no? Faresti questo grande sacrificio? Faccio questo sacrificio per la patria. Che quando tu conversi con Mattarella, insomma con i tuoi pari, no? Avete sempre questa ossessione parigina nella testa, giusto? Io devo essere sincero, però Leo, io non ce l'ho questa ossessione, però il sacrificio lo farei. Sì, non ce l'ho. No, meno male. Perché non è un'ossessione, non mi piace già la parola ossessione. Senti, questi sono dei grandi, grandi desideri, grandi sogni che uno deve inseguire praticando ogni giorno. L'ossessione mi sembra una cosa di qualcuno che non ha questa, diciamo... questo desiderio, ma diventa veramente tanti saluti al nuovo inquilino di Busto Arsizio, bravo. Bellissima questa frase che hai detto, tempo fa uscì un articolo in cui chiesero a Velasco se quelle mancate vittorie fossero un'ossessione. Dice: no, io ci ho fatto pace. C'è qualcuno invece di quel gruppo che ci ha fatto anche uno spettacolo. Ma quindi pallavolista ossessionato da queste cose qui. Io sono... poi non parli solo nello spettacolo dell'Olimpiade. No, però non c'è dubbio che sentì piuttosto forte questa accusa. Ecco, Zorro è talmente ossessionato che per liberarsene si è fatto che uno spettacolo. No, ma non deve, dai, ossessioni non è, è una cosa, secondo me, è un eccesso di desiderio. Noi bisogna, insomma, che andiamo lì. Soprattutto poi, come hai detto tu, Leo, ci sono ragazzi che ancora hanno un processo di crescita importante, consapevolezza, fiducia, insomma. Poi quest'anno abbiamo un europeo in casa, Leo, che insomma non è che arriviamo da campioni d'Europa e campioni del mondo in carica, quindi già questo basta, insomma, per avere le aspettative. Sì, hai ragione, lo stimolo ce l'avete tutto, ma devo dire che saremo tutti in vostro fianco, perché è un momento bellissimo per la pallavolo. Tra l'altro io volevo dire, mi pare che in questo playoff tutte le serie, tranne una dai quarti di finale, sono finite gara 5. Il più bel playoff della storia. Il più bello della storia. Penso che è stato veramente il più bel campionato. Se dovessi fare solo una critica all'editore... Sì. Piano, è poca. È giusto. No, di tu. Senza rischiare di chiudere questa trasmissione, che non c'entrano niente loro. No, devo dire, l'unica cosa è oggettivamente dare un valore superiore alla regular season, nel senso che sono chiaramente la Lega è sempre in movimento, devo dire, come idee, come voglia di cambiare, di fare. Questo è una cosa positiva, però chi vince la regular season deve avere qualcosa, perché altrimenti diventa, come devo dire, veramente un passaggio un po' trattato come una programmazione solo per i playoff, e questo rischia di far perdere un po' lo spettacolo totale. Adesso l'editore mi dirà che questa trasmissione. No, ma non c'è, non è una risposta, voglio una risposta, era una considerazione
diciamo, da chi sta di fuori, insomma, che, perché la nostra regular season è forse un momento più importante rispetto a tanti altri campionati, perché è una regular season che ha una qualità media molto alta e che differenzia molto dagli altri campionati. Quindi, secondo me, è un po' corretto a chi riesce a dare continuità nella regular season che abbia un ritorno superiore a quello che è stato quest'anno, diciamo. Questo allora, è solo... due velocissime considerazioni. La prima, ai tuoi tempi, quando giocavi, chi vinceva la regular season non faceva niente, andava in Coppa dei Campioni che vinceva lo scudetto, ma mi sembra che fossero infuocate le partite della regular season senza, anche Zorro quando giocava all'inizio che vinceva la regular season non vinceva niente, vinceva lo scudetto ai playoff e andava in Coppa dei Campioni. La seconda considerazione, e quindi l'abbiamo già vissuta questa fase, la seconda considerazione è che questa finale terzo quarto posto che quest'anno è stata diciamo dominata, perché forse Milano è arrivata veramente stanca noi abbiamo pensato con le squadre che perdono le semifinali, che sono ancora molto on fire, di poter proseguire a dargli delle altre opportunità a queste due squadre, perché insomma sono ancora molto cariche quelle che perdono le semifinali. È un esperimento che volevo portare avanti per, che volevamo portare avanti per un paio d'anni, come tutte le cose non sono inamovibili e quindi è oggetto di riflessione in queste prossime settimane. Però a me personalmente non dispiace, proprio perché è un appendice ulteriore per le due squadre che hanno perso le semifinali, che possono garantirsi ancora qualche migliaio di spettatori, un po' di movimento, un po' di visibilità e tutto sommato una meritocrazia che riguarda solo la parte finale. Ma non, io non criticavo il discorso delle semifinali, che quello si può lasciare, si può decidere, ma è da chi vince la regular season poi in base a... Abbiamo provato a incastrare qualche cosa, ma se metti un vincitore di regular season dopo tutti gli incastri, pensa Perugia che esce o che non esce, ti cambia tutta la formula dopo, diventa complicatissimo, abbiamo provato. Però i consigli sono ben accetti, ma la trasmissione è chiusa, ecco. Finalmente! Allora grazie, Fefè, che hai centrato tu. È arrivato, Fefè. Ci sono bastati 3 minuti, Fefè, per quello che io tutto l'anno ho cercato di fare, di far finire questa cosa, ma estendendola anche lì after hours, che fanno questi altri due sciagurati alla notte del giorno delle partite, eccetera. Ci sei riuscito tu e io ti omaggio, ti ringrazio per avermelo mandato. E il cetriolo, dov'è il cetriolo? No, con l'ultimo momento l'ultimo letterario, aggiornamento del tuo famosissimo bestseller. Io vi ascolto bene. Sei tu un cazzo. Fefè me l'ha mandato ieri sera, sapendo che oggi avremo commentato lo scudetto di Trento, e il passo odierno, grazie Fefè, è questo. È inutile che il presidente della Lega, Massimo Righi, mi faccia sapere che non mi concederà più spazio sulla sua televisione di regime. Infatti, giusto 48 ore fa, sono stato raggiunto da una telefonata. Dall'altra parte del filo c'era Giorgia Meloni. La Premier mi ha detto: Fefè, devo assolutamente trovare un sostituto che non faccia rimpiangere Fabio Fazio sulle reti Rai. Ora tu non sei soltanto il più grande allenatore di tutti i tempi, ma anche un comico perfetto. Non azzardarti a rifiutare questa mia proposta, perché so benissimo che tu e Leo Turrini agli europei in Finlandia del 93, quando Zorro marciva in panchina perché aveva rotto le scatole a Velasco, avete ingravidato due ragazze finniche e quindi avete due figli lassù al nord che ormai hanno 30 anni. Grazie, a presto, vieni a firmare il contratto in Palazzo Massini alla Rai. Ecco Ferdi, grazie per questa confessione che tu hai voluto fare. Sì, alla fine. Ho voluto che la tua finlandese là, quindi anche Zorro c'ha un figlio lì. Voi due commentavate io che non giocavo. Zorro, ci sono inchieste dell'UNICEF che riguardano certi suoi comportamenti, ma sarebbero facilmente riconoscibili. Approfondiremo. Allora, il rododendro non è stato ancora segnato. Interessante. Una cosa, considera che la cardona va segnata per regolamento a una squadra. Ho messo due anni a capirlo. Perugia. Sì, ma ho seguito.
Ma non so se è ancora chiara. Io su Rododendro non posso che andare a stare a Perugia, perché secondo me Ginone e Sirci alla fine è chiaro che questa stagione, non solo come squadra, ma lui personalmente proprio non l'ha goduta molto, e quindi io resto in quell'area, segno il Rododendro a Gino Sirci. Io il Rododendro lo devo dividere, la prima sulla finale. A me è dispiaciuto tantissimo vedere due grandissimi campioni come Lizinats e Zaitsev fuori in questa competizione, la parte finale, soprattutto Ivan Zaitsev che poteva incidere un bel po', no? Anche in gara 5. E quella dell'anno io la do all'amico Fabio Soli, perché insomma andare a Trento adesso, Lorenzetti, ah, detto, insomma, buon Fabio. Bravo, bravo Brogio. Io invece volevo dirvi, meglio ricordarvi, che il premio di Radar Le Bietole, anche quello per un anno intero, è assegnato al Giangione, che è già, no, là, nelle, no, già là nelle coltivazioni alla periferia di Parigi, perché la ferocia di Giulia Gabbana gli ha sottratto qualunque opportunità di continuare a allenare il doppio incarico in Italia. È là che dirà delle bietole con i suoi due nipotini, perché come sapete già è diventato nonno un paio di anni fa, e quindi insomma gli siamo affettuosamente vicini, auspicando perda contro Fefè De Giorgi la finale olimpica di Parigi. De Giorgi sarà stato licenziato da Manfredi 3 mesi prima, e questa sarà la nostra garanzia di trionfo. E infine, poi cediamo la parola all'editore che ci chiude, il premio Carlo Gobbi dal vivo lo dobbiamo dare a Carlo Gobbi, che incredibilmente è ancora vivo, pur avendo visto tutte le puntate di After Hours e non avendo perso mai un minuto di Palla Avvelenata. Quindi Carlo, noi ti vogliamo bene. Leo, un'ultima richiesta, ti prego, dimmi qualcosa sulla Zlat Tax, perché ormai sono già in crisi. La Zlat Tax, beh, lì già sapete chi è la vittima della prossima applicazione. Eh beh, perché Zlatano una volta, un mezzo ubriaco, me l'ha anche confessato, mi ha detto: io vivo per fare fuori tutti quelli della generazione dei fenomeni. Beh, allora siamo... Allora, ragazzi, prefiero non andare mai a Piacenza. No, ha seccato Lollo Bernardi, che da allora vaga disperso non si sa dove. Prima ancora aveva asfaltato Gardini. Ma quanto volete che possa durare il nano Anastasi, reduce del trionfo nel premio Carlona del millennio a Perugia? Anastasi non mangia il panettone, ma lo dico io. Ve lo dico adesso, perché Righi ora ci annuncia che non andremo mai più in onda, e quindi per la prossima stagione non potremo commentare queste Zlat. Prego, capo. Silenzio. Ti è arrivata una raccomandazione per far continuare questa trasmissione. Allora, mi ha detto, guarda, sono delle brave persone, nonostante... Sì, buono. Chi più chi meno. Contrariamente alla mia volontà di chiudere tutto, perché dopo 2 anni di offese, di fide, semiquerele, ho ricevuto più offese di Bernardi quando veniva a Modena a giocare, insomma, una cosa catastrofica questi 2 anni. Tutto sommato, secondo me siete bravi, io vi voglio un gran bene, e quindi andremo avanti anche la prossima stagione, se voi vorrete, ovviamente. È una notizia che l'entusiasmo di Leo, guarda l'entusiasmo. No, io ero mi tocca felice scrivere un altro libro. No, io ero felice di liberarmi di Zorro e Brogioni, però di fronte a questo intervento commovente dell'editore tornerò sui miei passi. Cosa devo fare? Perfè, niente, adesso per quanto riguarda questi discendenti che abbiamo in Finlandia, vedo che ti sei dato la macchia, mi occuperò io di sta roba. Io degli Ouli e le Oule. Ma ci sentiamo in privato. D'altronde nelle discoteche di Ulu accadevano cose che voi umani, se volete adesso comincio, vado avanti. Lo scriveremo nella prossima... Poi mi sposto a Star Wars, perdi, hai capito? No. Lo scriveremo nel prossimo libro. Io intanto vi volevo fare i complimenti, adesso a parte qui c'è l'editore che ormai è deciso, quindi non è importante quello che dico io. Mi sono divertito tantissimo, avete parlato di pallavolo sempre con una leggerezza e anche una profondità, perché le battute che fa Leo sembrano battute, ma entrano dentro come sempre, non ha...
non ha peli sulla lingua. Leo, va bene, si rade i peli della lingua ogni tanto, però è di una profondità notevole. Ma a parte tutto, volevo farvi Zorro i complimenti, perché da, editore, se la vuoi chiudere, la devi chiudere così questa trasmissione, non la puoi chiudere in altro modo, eh. Anche Brogio, vi devo fare veramente, a parte tutto, i complimenti, e spero di rivedervi chiaramente anche nella prossima trasmissione, così belli pimpanti. Leo, pensa a qualcosa, perché il libro sta andando benissimo. Ieri a Trento, sono venuti in 2 o 3 a chiedermi. Io ho detto, guardate, non esiste. Ma adesso abbiamo un'estate davanti che ci porterà sicuramente delle idee interessanti, curiose, capito? No, io invece volevo seriamente, e poi ci salutiamo, ringraziarvi tutti. Zorro e Brogio sono due persone che conosco da tanti, tanti anni. Alla competenza sommano anche una disponibilità a stare al gioco, a una scherzare. Permalosità. No, è vero, ce l'avete, non tutti sono come voi, perché è anche legittimo magari avere caratteri diversi, essere permalosi nella vita, e invece voi avete questo tratto solare che credo vi rende dei veri amici del volley, e fa molto bene la Lega, nonostante la mia presenza, a utilizzarvi per cercare di rendere sempre più popolare questo nostro meraviglioso movimento. Quindi questa è l'unica cosa seria che ho detto in 32 puntate, ma vi assicuro che viene from my heart, come dice. Grande Leone. Come le disse Joe Biden quando incontrò Fefe De Giorgi e gli chiese un consiglio sulle strategie da adottare per combattere il cambiamento. E con questa dobbiamo chiudere, Zorro. Allora, Fefe, un grande, gigantesco in bocca al lupo per la stagione. Divertiti, vero. Fai divertire i ragazzi. E davvero, un grande, grandi complimenti. Massimo, grazie per la partecipazione, per la pazienza anche. Brogio, è un piacere. Zorro. È un piacere. Ah, poi stamattina, ragazzi, noi registriamo presto, perché non si poteva proprio resistere, si voleva far subito questa ultima puntata di Palla Velenata. Dovevamo stare sul pezzo. Leo, io ti voglio bene, perché te l'ho detto, sto migliorando un pochino la mia permalosità. Sono con te. Ci serve un altro annetto di cure, Zorro, poi dopo vedrai che ne verrai fuori definitivamente. È stato un gran piacere, ragazzi. Grazie, Leo. Ciao a tutti, in bocca al lupo. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.